Ciao a tutti ragazzi, l'episodio precedente abbiamo provato una mappa piena di ossa, ma al centro c'era il powerappone. Questa volta siamo in un labirinto, ma al centro ci sono sempre tantissime power-up, ma bisogna completare il labirinto per arrivare al centro. Giochiamo. Poi ho messo correzione e bla bla bla. No! Allora. Qua Gelindo credo non sia il massimo, ma va bene. Mettiamo il coso per saltare. Perfetto, evito la guerra. Abbiamo già vinto. Allora, l'inizio è un po' così perché ti uccidono subito. Però è come se ho fatto due mappe. C'è cioè una mappa dove si uccidono tutti e l'altra è un labirinto. E dai, ci sta, buono. Buono, buono. Oh no, c'è MZ davanti. Vabbè, noi siamo usciti dalla mappa. Ecco qua, così ve la faccio vedere. Qua c'è il labirinto, poi ovviamente si può rientrare nel labirinto. Vabbè, scontro finale, rimane Ems. Ecco così. Vediamo, qua c'è un teletrasporto che però blocca, infatti era in modo che potevo creare la mappa. Ecco qua, sono i cosi per rientrare nella mappa. Perfetto. Ma poi c'è anche la zona PvP che ve la faccio vedere, aspettate. Perché il problema è che c'è un di là. Ecco, prima per andare. Allora, prima c'è la zona rigenerazione, dopo c'è la zona PvP, dopo è la zona rigenerazione. Vabbè, comunque Ems è fortissima. Quindi purtroppo non sono riuscito a. Vabbè, comunque per spiegarvela ve la faccio vedere, anche se un labirinto non dovrei. Ecco qua. Questa è la mappa. Allora, cose per saltare. Alcuni sono per il centro in modo che quello al centro. Ma gli altri sono per tipo saltare dove vuoi. E ma gli altri. Invece tutti gli altri, anche quelli intorno alla mappa, sono come correzione, in modo che se uno finisce fuori dalla mappa, come è successo con noi, può rientrare nella mappa. Che poi vabbè, con mappa intendo labirinto. Poi il teletrasporto blu, è in modo che non mi diceva che non si poteva chiudere. E l'altra e quelli verdi sono in modo che quello che è al centro può andare nella zona PvP. E due cose che ti fanno saltare nella zona PvP sono per ritirarsi. Se uno si vuole ritirare, salta. Quindi proviamo. Vediamo. Vabbè, c'è Ems vicino a noi. Così. No! Ecco, vedi, tipo anche quello di là, che c'è il bombardino, era in modo da rientrare nella mappa. Oh no, no, volevo metterlo. Io vorrei andare nella zona PvP se Rosa me lo permette. Vabbè. Perché sarei riuscito ad ucciderlo, il problema è che volevo provare. Vabbè.
Dai, riproviamo a vincere. Soprattutto di arrivare al centro, ma questa volta senza usare il gadget per andare al centro. E mi dia, uso questo. L'orso è buggato, è prigioniero. Ah, però c'è il centro di là. Ecco qua, arrivati. Quando arriva Brock vado nella zona PvP. Mi sa. Oppure continua a cercare di prendere le power up. Andiamo, prendi le power up, Lindo, ce la puoi fare. Perfetto, così, preso. Ok, ora andiamo nella zona PvP. Vabbè, Brock è morto adesso. Dai, andiamo. 3, 2, 1, gioca! Andiamo. Hoppala, hoppla. La cosa che non capisco è perché ci sono alcuni che prendono power up senza andare al centro. Oppure sono già arrivati prima e ci vanno. Forse è per quello che ci sono tutte le power up staccate. Oh no, zona PvP, così prima deve rompere gli scheletri. Lei si prende il power up però. La vedo difficile. Ok, così. Haha, fregatemz. Non è che si è buggata con gli scheletri. Ah, comunque qua questo mi sa che ho sbagliato un po' a metterlo, sì. Però vabbè. Usiamo il coso per saltare adesso. No! No, dai. Ah, comunque ricordatevi, come sempre, di iscrivervi nel club di GK. Soprattutto se volete sapere dei consigli. Vediamo. Ecco qua. Perfetto. Mettiamo consigli, raggiungiamo coppe e noi raggiungeremo la classifica. Non preoccupatevi. Comunque ricordatevi di iscrivervi. Il gioco si chiama Brawl Stars, se non l'ho detto. Dai, giochiamo. Gelindo era davanti. Ma non voglio stare davanti, altrimenti mi uccidono in 2 secondi. Io volevo fare il gadget, ma non sono riuscito a farlo.
Perfetto, perfetto. Adesso proviamo un altro browser in questa mappa. Proviamo Stecca. Oh no, ho messo Beryl. Vabbè. Dai, proviamo Beryl. E vabbè, sono arrivato secondo. Vediamo ora, come stavo dicendo, proviamo con Stecca. Facciamo così. Voilà. Oio. Cian cian cian. Vabbè, volevo sconfiggere Barry. Ma noi non ci arrendiamo, riproviamo con Stecca. Stecca, ti diamo un'altra possibilità. No, Rosa! Ce l'avrei ucciso se non aveva attivato il campo di forza. Dai, Stecca, Stecca, ce la puoi fare. Vai, Brawl Stars. Vai, Stecca. No! Ma perché colpiscono proprio lì indietro? Col punto in questa mappa, cioè, Gerlindo sembra forte di Stecca. Ma il primo? Mr. P è il bot, forse potrebbe essere buono. Andiamo, meteorite, meteorite. Vabbè, mi laggava. Vabbè, fatemi sapere se volete che provi altre mappe. Ciao!